Ciao ragazzi e benvenuti. Oggi parliamo di Kama TSP 10. Oggi vi parlo di questo pad di cui mi sono veramente innamorato. Chi mi segue su Instagram avrà già visto sicuramente questo pad, perché l'ho messo in mille storie, post, eccetera eccetera eccetera. Infatti proprio su Instagram vi avevo chiesto se aveste voluto un video dedicato a lui e mi avete risposto praticamente tutti di sì, quindi a prima vista è piaciuto anche a voi. Se invece non mi seguite su Instagram, malissimo, andate subito a seguirmi e cercatemi anche su Facebook. Inoltre ricordatevi che è uscito da pochissimo il sito gastube.it, quindi andateci perché ci sono un sacco di articoli che trattano ovviamente dei video vecchi e da oggi anche di lui. Non dimenticatevi però di iscrivervi al canale qui sotto e cliccate anche sulla campanellina, raga, cliccate sulla campanellina così YouTube vi dice quando escono i miei video e siete a posto, non dovete pensare a nulla. Basta sussurrare però. Questo pad ha veramente tanti punti a suo favore. Per primo il design, cioè guardate che figo che è. Mi sono accorto nel tempo di studiare meglio su un pad bello. So che sembra una cavolata, però se un pad mi piace da vedere, mi piace da avere e da toccare, io studio più volentieri. Stavo montando il video e effettivamente un pad deve essere prima sentito che visto, quindi prima vi faccio vedere un esercizietto e poi ve lo faccio sentire. Quello che vi faccio vedere adesso è un esercizio che io avevo visto da Simon Phillips in un suo DVD. Andiamo a suonare paradiddle singolo, doppio e triplo attaccati. Questo qua è un esercizio che va bene per tutti, perché per prima cosa si usano i paradiddle, quindi solamente colpi singoli e doppi, e più che altro va bene fatto a qualsiasi velocità. Ovviamente di questo esercizio qua vi lascio il PDF che potrete scaricare cliccando nel link qui sotto oppure anche sul sito. E basta, possiamo tornare al video. Allora, la parte sopra del pad è in gomma silicone e tra l'altro sembra veramente veramente resistente. Invece in mezzo è, direi, sempre lo stesso materiale ma liscio. Infatti dà un po' questo effetto specchio, un po' strano, non so se si vede. Proprio questo cerchiolino rosso qua è importantissimo. Almeno secondo me è importante. Perché? Perché io mi ritrovo ad avere un sacco di pad scritti. Io gli ho sempre fatto il cerchiolino in mezzo, però secondo me è brutto fare il cerchiolino in mezzo, perché comunque io mi ricordo, prendevo il mio bicchiere, lo mettevo in mezzo, poi ci giravo intorno con il pennarello, però poi sbavava, allora non andava bene. Cosa fai? Compri un altro pad? No, perché costano i pad, quindi non lo compri. Oltre ad essere bello, è utile perché fa sì che mentre studiamo cerchiamo di suonare in mezzo e quando andremo sulla batteria suoneremo in mezzo a sti tamburi. Ti prego, perché mi sporchi? Se mi sporchi io non posso fare il video, capisci? Sotto E c'è un problema, ne parleremo meglio dopo quando parliamo del rimbalzo. Sotto c'è una spugnetta abbastanza morbida che in realtà è proprio bella perché fa attrito praticamente da tutte le parti. La posso mettere su un tavolo e il pad non si muove. Io la metto tanto sui tamburi della batteria, sia sul rullante sia sul timpano eccetera eccetera eccetera, soprattutto tipo nei soundcheck. Mentre i cantanti fanno i suoni, io mi metto il mio padino lì e suono. L'unica cosa che questo pad non ha è la possibilità di agganciarlo tramite il filetto. Tante volte alcuni pad hanno un filetto qui sotto per essere agganciato all'asta, questo non ce l'ha, però non c'è problema, basta usare la solita asta per il rullante. Questione rimbalzo: il materiale è molto duro, quindi di rimbalzo ce n'è tanto, però è una bella sensazione e soprattutto il feeling nel momento in cui andiamo a fare delle goste e degli accetti mi piace veramente tanto. Adesso giro il pad e vi faccio vedere un'altra cosa. Qui sotto, come vi dicevo, c'è una gomma un pochettino più morbida. Io non ho ancora capito se in realtà serva solo per una questione di attrito, cioè solo per non far scivolare il pad ovunque lo mettiamo, oppure se sia proprio una superficie diversa. Non ho ancora capito, perché in realtà se noi lo usiamo per studiare i polsi va molto bene, perché non ha neanche la metà del rimbalzo della superficie sopra. Lo proverò ancora un pochettino, poi magari questa cosa qui ve la farò sapere su Instagram. Spero di avervi detto tutto su questo pad. Se avete qualsiasi dubbio, perplessità o cose, scrivetemi qui sotto nei commenti, vi rispondo al volo. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, ovviamente se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, seguitemi su Instagram, su Facebook e andate sul sito. Fine, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!